Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qua sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qua tornati su Clash Royale per andare a creare una tier list. Infatti ragazzi andremo a fare questa tier list riguardo alle carte più forti e più scarse di Clash Royale. Ditemi se voleste altre tier list. Mi raccomando, ragazzi, un bel video e un bel commento. Iscrivetevi, siamo quasi 24 iscritti. Grazie per la fiducia ragazzi. Scaricate OneFootball nel link in descrizione, la migliore applicazione per seguire tutto il mio calcio completamente gratuito. Trasmetti curiosità più che chi più ne ha più ne mette, mi raccomando, condividete questo video con tutti i vostri amici, lasciate un bel like, attivate la campanellina e passiamo subito al video. Allora, partiamo con il nome, c'è il bottone, ovviamente S vuol dire quella più forte, U meno forte, B media, C non tanto forte, D scarsa. Io penso che il cerbottaniere sia una carta da C, non mi piace tanto, se devo essere sincera. Devo essere sincero, sono maschio, perché più che altro non mi fa impazzire. Ha poca vita e secondo me tre risi sono anche troppe, quindi non mi piace molto. La gelo, per me la gelo è una carta media, cioè io la gelo non la so utilizzare. È fortissima se la giochi nel momento giusto, nell'attimo giusto, ma io non la so utilizzare. È molto utile in alcune situazioni, ma 4 elisir non lo so, cioè, però è una carta media secondo me. Infatti la voglio mettere nella sezione B. Palla di neve, anche qua la palla di neve secondo me, se giocata bene al momento giusto, può fare grandi cose. Però penso che la palla di neve pecchi in qualcosa, ovvero il danno. Cioè, se la palla di neve non fosse stata potenziata, io l'avrei anche messa ultima. Però comunque l'ho messa, io la metterei nella sezione B, quindi media. La cimitero, ovviamente raga, in questo video cioè vado a utilizzare io le carte che non so utilizzare anche tu. Io penso che la cimitero vada nel gruppo minore, perché a me la cimitero fa proprio vomitare, e quindi penso che sinceramente non può fare troppo. Quindi l'ho messa nel gruppo D. Ovviamente contro è forte secondo me, però io proprio non la so utilizzare. Orda di sgherri, beh, non c'è neanche da discutere. S, io sono una carta, penso, secondo me la carta più forte del gioco, penso. Perché ok che vengono canterati dallo stregone, vengono canterati da... aspettate. Cioè vengono canterati da poche carte, ma cioè gli Orda di sgherri veramente fanno un devastro assoluto. Tanta roba, quindi l'ho messa nel gruppo maggiore. Minatore, io penso che il minatore sia una carta da C, perché non è la carta più scarsa del gioco, anzi la metto nella sezione media, perché secondo me il minatore a me non piace tanto, però è una carta che rompe veramente, fa poco danno, ma se la metti tanto, se fai ciclare il mazzo veramente ti fa la torre da solo. Quindi io penso che il minatore la vado a selezionare qui, quindi per me è una carta forte. Andiamo sulla Valchiria, che assolutamente la devo mettere tra il gruppo 1, che sarebbe il gruppo quello da voto 8 e mezzo, conta che se S10 questo 8 e mezzo, il gruppo medio è 7 e mezzo, gruppo C6 e gruppo D5. Aspetta, penso che sia giusto metterlo là. Lo stregone lo metterei assolutamente come la Valchiria, carta illegale su Royal, tanta roba, quindi secondo me è giusto metterla di fianco alla Valchiria. Scintilla, allora la scintilla penso che sia una delle carte più odiate su Clash Royale, però a me sinceramente non mi ha mai fatto troppe di problematiche, quindi io la scintilla voglio mettere nel gruppo dei medi, ovvero nel gruppo B. Io non la so utilizzare granché, anche se non è per niente male come carta. Cannone io lo metto nel gruppo medio, anche se sinceramente secondo me il cannone non è una carta granché forte, non mi è mai piaciuta, non è malissimo, però vabbè, quindi la voglio mettere nel gruppo dei medi. I tre moschettieri, ecco, io i tre moschettieri non li ho mai usati, quindi non posso dire niente, però anche contro mi sembra veramente delle carte super scarse, quindi lo metterei nel gruppo C. Quindi
Non mi piacciono proprio i tre moschettieri. Poi, le frecce. Io penso che le frecce siano una delle carte più odiate di Clash. Almeno a me rompe soprattutto in realtà la tronco. Quindi le frecce per me io le metterei tranquillamente nel gruppo B. Passiamo all'altra carta, forse una delle carte più amate da me, che ho veramente amato, ma purtroppo adesso non è nel meta. Lo scheletro gigante. Lo scheletro gigante non è una carta che amavo alla follia qualche anno fa, però purtroppo adesso non è così, quindi lo metterei io, raga, nel gruppo C. Aspetta. Allora, andiamo a vedere scheletrini. Gli scheletrini per me sono una carta da gruppo assolutamente C perché non mi piacciono. Come vi ho detto prima, cioè a me gli scheletrini, anche quando guardate le mie partite, cioè, a me non risultano utili proprio. Un esicista, ma però a me gli scheletrini non sono mai stati utili. Forse la peggior carta da, cioè, la peggior carta a difendere di tutto Clash Royale. Boscaiolo. Il boscaiolo io non metterei nel gruppo dei medi, perché il boscaiolo è una carta che riesco anche abbastanza facilmente a difenderlo e a me non piace poi così tanto, quindi voglio nel gruppo dei medi. La fornace, io la fornace la metto in alto, perché la fornace è veramente una delle carte più forti di Clash Royale, almeno tra le top 10, top 15 c'è, è veramente tanta roba perché veramente la incontro un sacco e a me piace tanto difenderla. Poi passiamo ai goblin lancieri. Ecco, secondo me vi sorprenderò, li metto nei medi. Perché? Perché secondo me i goblin lancieri sono veramente una carta, cioè almeno io faccio fatica a gestirli. Tanta roba, ti fanno anche tanti danni a torre, secondo me due risorse sono anche poche. Io li metterò a tre, però vabbè. Poi clonazione. La clonazione la metto nel gruppo C. Aspettate un attimo. La metto qui. Perché penso che la clonazione sia una carta scarsissima. Se utilizzata nel modo sbagliato, ovviamente se utilizzata nel modo giusto può essere tanta roba. Quindi penso che possa essere una buona carta, ma non granché. Cioè, a me non piace per niente. Mascalzoni, ragazzi, a malincuore. Cioè, li metto qui, ma non ci fate. Aspetta. Perché io li metto. No, non la clone. Scusate un po'. No. I mascalzoni li metto nell'ultimo gruppo. Perché? Intanto i mascalzoni sono una carta che non si incontrano mai. Quindi, secondo me, già questo è un punto di fatto che non sono forti. E poi a me non piacciono proprio. Quindi, i barbari. I barbari secondo me sono un'ottima carta se giocata bene. Secondo me dovrebbero costare 4 e non 5. Però ci sono una carta veramente tanta roba. Quindi secondo me nel gruppo B ci può tranquillamente stare. Il cacciatore io ne metto nel gruppo B di medi perché secondo me intanto non aveva fatto il potenziamento perché il cacciatore secondo me è una carta fortissima. Quando io me la ritrovo con un'altra veramente mi countera qualsiasi cosa. Quindi GG al calciatore. Tesla, ecco, Tesla. Raga, io penso che sia una delle carte più rotte di Clash Royale in assoluto. E lo metto nel gruppo 1. Ecco, quindi secondo me posso tranquillamente metterla qui. Una delle carte più forti del gioco. Quindi, trovo. Poi, prossima carta, gli orta di scheletri. Li metto nel gruppo 1 perché sono una delle carte anche qui forti. Ci ho provato qualche volta a toglierli, ma mi piacciono un sacco l'orda di scheletri, è molto utile. Quindi niente, l'ho voluto mettere nel gruppo 1. Allora, quante carte ci mancano? Aspetta. Vediamo un po'. Parecchie. Vabbè, non le stiamo qui a guardare tutte. Facciamo le ultime tre carte, ovvero il drago elettrico, il gran cavallo e lo spirito del ghiaccio. Cioè, no, il golem del ghiaccio, scusate. E perché il drago elettrico, ragazzi, lo voglio mettere nel gruppo medio. Secondo me è un'ottima carta se giocata bene. Quindi per me può essere ritenuta nel gruppo medio. E tanta roba, a me piace un sacco usarla e poi partiamo dalla carta più, cioè io la metterei tranquillamente nel gruppo S di Gran Cavaliere.
Il Gran Cavaliere penso che sia rottissimo. Penso o che costa uno, o lo fate costare più. Cioè, lo fate costare 8 Elisir, che secondo me ci potrebbe tranquillamente stare. Oppure lo depotenziate, ma veramente tanto. Perché il Gran Cavallo per me è anche più forte del Pekka, del Golem. Quindi tanta roba. E passiamo all'ultima carta, sottovalutatissima per me, il Golem del Ghiaccio. Io, ragazzi, il Golem del Ghiaccio lo voglio mettere nel gruppo 1. Vi sorprenderò forse un po' troppo, ma il Golem del Ghiaccio, per me, anche 3 Elisir lo farei costare veramente fortissimo. Una delle carte più forti, secondo me, del 2.6. Quindi non sbaglio molto a metterla. A me, però, piace tanto usarlo. Quindi, ragazzi, io finisco questo video qui. Io spero vi sia piaciuto. E quindi, ragazzi, fatemi sapere se vorreste altre 3 list. Uscirà, penso, la seconda parte di questo video. Ciao, ragazzi.